8 settembre 1991 muore il filosofo Luigi Parison. Socio dell'Accademia delle Scienze di Torino dal 1974 e dell'Accademia dei Lincei dal 1987. Cattolico per formazione e fede, la sua prima grande pubblicazione, dedicata all'estetica, propone una nuova fenomenologia del fare e farsi artistico e contiene in nuce i motivi filosofici e religiosi che svilupperà nei successivi decenni, primo tra tutti la questione ontologica della libertà. Per la sua militanza antifascista, scrisse su giornali clandestini e svolse attività di collegamento tra nuclei partigiani piemontesi, fu sospeso dall'insegnamento e arrestato. Parison rilancia l'esigenza di pensare l'essere e la verità in termini di storia e di evento, di dialogo di interpretazioni, entro cui si colloca anche la conoscenza scientifica, e non di fredde analisi del dato. È il quadro in cui l'incontro tra processi viventi storicamente collocati comprende l'esperienza religiosa che non può essere sottoposta alla concezione oggettivistica della verità. In un mondo che sempre più respinge l'universalismo, in cui il pensiero cristiano deve confrontarsi con l'irriducibile pluralità delle culture, l'ermeneutica del filosofo non ha niente a che fare con la teologia sistematica, ma può promuovere la spiritualità, sino alla pratica della carità e della preghiera. Opere fondamentali, I problemi dell'estetica e Ontologia della libertà, il male e la sofferenza.